Ciao a tutti, sono Shadowt e forse vi starete chiedendo perché non c'è stata la intro. Beh, non preoccupatevi, la intro verrà dopo, perché prima devo fare una cosa, una piccola cosa, per un utente che me l'ha chiesta. L'utente si chiama AAAAA390 e la piccola cosa che mi ha chiesto è di fare una recensione sugli specialist, sulle loro statistiche e su quella roba là. Bene, allora iniziamo col descrivere i primi specialist che si sbloccano a 2LT, che sono lo Scorpion, questo qui, e la Viper, che è questa qua. Allora, iniziamo dallo Scorpion. Lo Scorpion, se guardate qua, potete vedere le statistiche. Ha una heavy vest, quindi più 10 di protezione. Poi c'ha 40% di protezione dagli headshot, che a mio parere è inutile, appunto perché non riduce la probabilità di subire un headshot, ma il danno da headshot. Ma un headshot vi killerà sempre, anche se è di pistola, quindi lasciate perdere la protezione degli headshot. E per finire c'ha più 10 di speed che vanno ad annullare il meno 10 di speed della Heavy Vest. Quindi, in poche parole, con lo Scorpion avrete un personaggio con la veste normale, però con 10 di protezione, appunto. Ma non ve lo consiglio perché è abbastanza lento. Anche se c'ha più 10 di protezione, è facile da killare, quindi non ve lo consiglio molto. Invece passiamo alla Viper. Come potete vedere, la Viper è questa qui. E qui ci sono le sue statistiche. Allora, indossa una medium vest, quindi una veste normale, più 0 di protezione, più 0 di velocità. Poi sprint stamina è più 30, quindi potete correre per più tempo. E speed è più 15. Quindi, in poche parole, armatura è come se non ci avesse nulla, un personaggio senza veste. E in più corre alla velocità di uno con Recon Vest, senza però subire il malus della Recon Vest, che è meno 10 di protezione. La Viper ha 0 di protezione, non meno 10. E corre alla velocità di una Recon Vest con 30% di stamina. Quindi vi consiglio molto la Viper tra gli specialist che a mio parere è lo specialist più forte del gioco. Appunto perché è un personaggio donna, quindi immune ai nuke shot, più difficile da colpire e con queste statistiche che la rendono anche difficile da colpire perché è molto veloce. Poi, al grado di 1LT2 sbloccherete altri due specialist che sono il Codename Oak, che è questo qua. E Codename Oak, praticamente guardandolo così sembra appunto un capitano. Vediamo le statistiche, ha una Balanced Vest, quindi più 8 di protezione mi sembra. Poi Headshot Protection, come ho detto prima, non serve a nulla, quindi ignoratela. E 16 di speed, che vanno a compensare i meno 8 di speed, mi sembra, sì, della Balanced Vest. Quindi non correrà più veloce della Viper, ma meno veloce. Cioè è un incrocio tra la Viper e lo Scorpion, appunto perché corre più veloce dello Scorpion. È meno veloce della Viper, però correndo meno veloce della Viper ha anche più protezione. Ma comunque vi consiglio appunto la Viper perché anche se avrete più protezione, meno andrete veloci e più sarete facili da colpire. Appunto per questo. E passiamo all'ultimo specialist che si sblocca sempre a 1LT2, che è la Raven, che
che è stata messa nel gioco da poco, però è già diventata abbastanza popolare. Basicamente perché è simile alla Viper, è molto simile alla Viper, c'ha una light vest, quindi meno 10 di protezione, poi 30% di sprint stamina come la Viper e più velocità della Viper, 18 speed. La Viper invece ce n'ha 15. Sinceramente, tra questa e la Viper, vi consiglio la Viper, perché questa, avendo meno 10 di protezione, morirà in 3 colpi dal G36, giusto per farvi un esempio di un'arma. Invece, la Raven, se la Viper, morirà sempre in 4 colpi col G36. No, magari dalle corte, no, dalle corte 3 colpi, però dalle lunghe sempre in 4 colpi. Quindi, in poche parole, la Raven sacrifica 10% della sua protezione per aumentarsi la velocità di 3. E secondo me non conviene. Quindi, se dovete comprare uno specialist, comprate la Viper, appunto perché mi sembra la migliore in commercio. Poi non so se metteranno specialisti nuovi, ma per il momento no. Per il momento resteranno con questi quattro. Comunque, direi che la recensione sugli specialisti è finita. Spero di averti chiarito le idee. 390. E adesso passiamo appunto alla recensione dell'Uzi, anche perché mi sa che ho perso troppo tempo con questa recensione. Vai, facciamo partire la sigla. Ok, rieccoci qui con la recensione dell'Uzi. Quest'arma è una SMG che si sblocca a nessun rank, quindi si può prendere anche all'inizio del gioco. È una delle SMG, cioè delle prime SMG ad essere state messe su combat. Questa SMG è abbastanza rara da vedere, appunto perché la gente preferisce la mirare col P90 TR, col T2 o con altre SMG del genere. Ma comunque, analizziamo quest'arma in ogni suo dettaglio. Iniziamo dal danno. Il danno è il difetto di quest'arma. Infatti ha un danno bassissimo. Leva tipo 20-30 HP al colpo, quindi molto basso il danno. Poi passiamo alla precisione. Precisione ce n'ha abbastanza. Infatti è una delle SMG più precise. Anche se però non conta molto la precisione perché spara molto veloce. Quindi dopo un po' la precisione viene un po' persa e sovrastata dal rinculo, ma ne parliamo dopo. Poi, come ho già detto, il fire rate, cioè il rateo di fuoco, è abbastanza alto, anzi, non abbastanza, molto alto. È una delle SMG che spara più veloce di tutte. Appunto, visto che c'ha poco danno, però spara velocissimo, cioè lo sparare velocissimo compensa il danno basso, quindi non è poi così male. Poi il rinculo è basato soprattutto sul rateo di fuoco, appunto perché sparando molto, ma molto veloce, il rinculo sarà facilissimo da avere,
anche se magari ha poco rinculo, però sparando velocissimo, il rinculo si sente. Comunque, il rinculo, non è una cosa brutta di quest'arma, anzi è una cosa che vi aiuterà abbastanza a fare molti headshot, appunto perché è un rinculo che va in verticale, dal basso verso l'alto. E quindi andando dal basso verso l'alto, se voi mirate al petto, la mira si sposterà e dal petto andrà alla testa. Ecco perché sono headshot abbastanza facili. Con quest'arma vi consiglio soprattutto di fare molti headshot perché killa in tanti colpi, killa in 4 colpi raramente e molte altre volte killa in 5 colpi, per cui il danno è molto basso. Quindi se fate un headshot è la cosa migliore perché lo killerete in un colpo. Comunque, la partita di prima è andata un po' male, ed è finita subito, e adesso sono in un'altra partita in Oil Rig. Con quest'arma io non mi ci trovo molto bene, sinceramente, appunto perché sono abituato ad altri tipi di SMG come la UMP, cioè quelle che sparano un po' più lente però hanno più danno. Ma comunque, cioè, anche quest'arma in generale non è molto forte, non ve la consiglio per match serie, diciamo, come le Clan Wars. Ma se volete giocare for fun, quindi giusto per divertirvi senza basarvi troppo sulla ratio che fate, sulle kill che fate, se giocate benissimo, se fate score tipo 31 o roba simile, allora potrete anche usarla perché sinceramente la trovo molto divertente da usare. Appunto perché è una cosa un po' diversa da quello che è molto popolare a questi giorni, cioè tutte quelle lamerate come il P90 TR che sparano veloce e killano in 4 colpi, bla. Se non volete lamerare, prendetevi una Uzi, che sicuramente non vi chiameranno Uzi Noob, al massimo lo potranno fare i rossiconi, proprio quelli che rosicano per tutto, solo se gli farete molte headshot, appunto. Perché quest'arma è molto buona per gli headshot, come ho già detto prima, c'è il rinculo che va dal petto alla testa, quindi farete moltissimi headshot con quest'arma. Un consiglio: se mirate alla testa, muovete il mouse verso il basso, così da poter fare un po' di headshot. Se invece mirate al corpo, lasciate la mira dov'è. Se mirate semplicemente al corpo e il rinculo farà il resto. Oppure magari aiutate un po' il rinculo muovendo il mouse verso l'alto. Ma quello lo decidete sul momento, non è una cosa programmata. Comunque, su quest'arma consiglio di mettere un caricatore maggiorato più 1, quindi che aggiunge 10 proiettili all'arma, appunto perché spara velocissima, proprio se non l'avete mai provata, provatela e vedete quanto spara velocemente, perché è veramente una delle armi che spara più veloce di tutte. Quindi proprio finirete i colpi subito. Il caricatore maggiorato vi servirà sempre. Quei 10 colpi vi serviranno sempre. Perché 30 colpi starete tutto il tempo a ricaricare, invece con 40 avrete la possibilità di killare più di un nemico. Specialmente se siete gente che spara anche prima di mirare al nemico. Cioè, se non sparate molto preciso con quest'arma potrete anche usare un caricatore intero per ammazzare un nemico.
appunto perché c'ha poco danno, spara velocissimo, alcuni colpi andranno a vuoto sicuramente. E quindi appunto consiglio il caricatore. Mirini non si possono mettere su quest'arma. Silenziatori non ve li consiglio perché killa in tanti colpi. Non consiglio di peggiorare la situazione del danno. Preferisco, come ho già detto in alcuni video, preferisco avere un'arma che quando spara fa un rumore altissimo, ma che killa in pochi colpi, piuttosto che un'arma che potrà non fare nessun rumore quando spara, ma se killa in 5 colpi, allora cavolo, uno preferisce una che spara più forte, appunto. Vabbè. Questa recensione mi è venuta più lunga delle altre, appunto per la recensione sugli specialist per quell'utente che vabbè, spero vi sia piaciuta la recensione sugli specialist perché appunto queste cosine piccole le posso anche fare subito, cioè se me lo chiedete queste cosine piccole le posso fare nei miei video, ma magari se mi chiedete un'altra arma da recensire mi ci vuole un bel po' per farlo. Appunto perché c'è la scuola che rompe, quindi non posso fare video tutto il giorno, ma devo anche pensare alla scuola. E, inoltre, appunto devo registrare il gameplay, poi devo commentarlo, e devo fare tutta la roba, non ce la faccio a farlo subito. In estate, molto probabilmente le recensioni usciranno molto più spesso, appunto perché si risolve il problema scuola, diciamo così. E quindi le recensioni appunto saranno più frequenti. Ma per il momento dovrete accontentarvi di una settimana, appunto perché siamo agli ultimi giorni di scuola. Vabbè, resistete per gli ultimi giorni, poi arriveranno le recensioni più velocemente, appunto. Io per ora sto facendo il possibile, ma come ho già detto, più di una settimana non riesco a farla. Proprio mi manca il tempo materiale per farla. Se volete piccole cose come quella che mi ha chiesto quell'utente, potete pure, cioè potete fare pure. Ma comunque sappiate che se mi chiedete un'altra arma da recensire, ci metterò molto tempo per farla. Anche perché ho una bella lista abbastanza lunga di armi da recensire che devo ancora fare. Comunque, tornando alla recensione della Uzi. Allora, facciamo un breve riassunto sulle statistiche di quest'arma. Allora, danno basso. Ratio di fuoco altissimo, precisione abbastanza buona, rinculo basso, che però si sente a causa del ratio di fuoco alto, e inoltre e basta. Ah, non ho parlato della portabilità. La portabilità in quest'arma è molto alta, appunto perché è una SMG, quindi non vi rallenterà molto, è abbastanza leggera. Comunque, la partita è finita. Adesso passiamo ai ringraziamenti e devo ringraziare parecchie persone che mi hanno aiutato per il video, oppure hanno richiesto delle cose. Allora, intanto ringrazio quello che mi ha richiesto questa recensione sulla Uzi, che è Sergio6359, anche se ormai non gioca più a Combat, ma vabbè, l'ha chiesto lui, io lo metto ai ringraziamenti appunto. Poi ringrazio AAAAA390, scusami se non pronuncio bene il nome, ma giusto per farvi capire che sono 5A, per aver richiesto la recensione sugli specialist. Poi
Ora passiamo ai gift. Ringrazio moltissimo, White Wolf 992 perché mi ha giftato una light vest per 30 giorni. A me la light vest mi serve tantissimo per giocare, senza light vest non riesco a giocare, quindi grazie infinite White Wolf per la light vest, lo apprezzo moltissimo. E inoltre, vabbè, ha giftato anche gli Sport Shades per 7 days. Per chi non sapesse cosa sono gli Sport Shades, sono gli occhialini da 100 GP per un giorno. Ma vabbè, apprezzo anche quelli. Poi ringrazio SWOT971 per avermi giftato un M4A1 per 7 giorni. Grazie perché adoro quell'arma. Inoltre ringrazio MicroIce7 per avermi giftato una light vest per un day. Vabbè, grazie anche a voi che state vedendo il video. Vi ringrazio tantissimo se avete seguito tutto il video. Se vi è stato utile o quello che vi pare. No, veramente mi rendo conto che è un video bello lungo di 20 minuti, ma vi ringrazio se l'avete seguito tutto. Grazie per aver seguito il video. Vabbè, solita frase. La recensione è finita. Ciao a tutti, alla prossima.